lo spavento è un male peggiore del male medesimo. Pace e bene a tutti. Oggi, in questo giorno, Padre Pio, con il suo pensiero, ci esorta a ringraziare e a baciare dolcemente la mano di Dio che ti percuote, dice. È sempre la mano di un padre che ti percuote perché ti vuole bene. Ora, noi sappiamo nella vita di Padre Pio quante volte lui ha detto di no nella confessione ad alcune persone, cioè le mandava senza assoluzione. Ma lui ne soffriva di questo. Ma perché? Perché accanto a lui c'era la Madonna che gli diceva questo. Perché lui voleva il penitente che fosse pentito, veramente. E allora diceva: vai via, ritorna, figlio mio, quando sarai pentito. È vero che noi siamo quasi tutti recidivi nei peccati, sempre gli stessi peccati, sempre gli stessi peccati, ma conoscendo alcuni figli spirituali di Padre Pio, certi peccati non li hanno commessi mai più. Vedete che maestro spirituale era quest'uomo, che maestro di spirito, che insegnava davvero a vivere il Vangelo. Quindi diceva: ringrazia e bacia dolcemente la mano di Dio che ti percuote. Tutti siamo stati bambini, tutti siamo stati piccoli. I nostri papà, le nostre mamme, tante volte ci hanno rimproverato, forse ci hanno dato uno scappellotto. E non per questo noi ci siamo ribellati, anzi, ci hanno aiutato, perché poi si riconosce in questo che cosa? Che avevi sbagliato e che te lo dava per rimetterti sulla strada giusta. Ecco, allora, quando noi chiediamo le grazie al Signore, no? E le vogliamo subito, in fretta, e il Signore non ce le concede. Non ce le concede perché sa che noi non ce la facciamo dopo ad essere fedeli a Lui. E allora ci tiene ancora un po' così, per dire: ecco, voglio vedere sino a che punto tu mi ami, voglio vedere tutto quello che farai per me. Padre Pio è questo che voleva dai figli spirituali, è questo. Quindi dobbiamo ringraziare e baciare dolcemente quella mano di Dio che mi percuote, che poi che cos'è? Il percuotere di Dio che cos'è? Rimetterti sulla strada giusta. Gesù dice nel Vangelo che stretta è la porta che ti porta al paradiso, è larga è la porta che ti porta alla perdizione. E per passare per la porta stretta, noi appunto dobbiamo lasciare tante di quelle cose, altrimenti non possiamo passare. Dobbiamo restringerci un pochino per passare in quella porta stretta. Quindi che cosa dobbiamo lasciare? Vizi, peccati, idoli, e tutti noi ne abbiamo, tutti abbiamo degli idoli, dei vizi, dei peccati, tutti quanti. E allora ringraziamo questo Padre amoroso che San Pio da Pietrelcina, con questi pensieri che quotidianamente ci esorta a far del bene a noi, alle nostre anime e ai nostri fratelli. Pace e bene a tutti.